Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera, sono le 19.56 in studio Massimo Bonella per Montepulciano Notizie. Un saluto anche a coloro che ci seguono dalla locale Radio Valdichiana, sempre del circuito Radio Science. Iniziamo con la prima notizia, antologia di un sogno, dal 17 giugno al 14 ottobre 2018, Palazzo Bracci a Montepulciano. Allora, vediamo di cosa si tratta, una ricchissima mostra su uno dei disegnatori italiani più famosi, Max Frezzato, Torino 1967, ha il suo attivo lavori che sono stati pubblicati su varie riviste a partire già dal 1985. A Palazzo Bracci saranno esposte 900 opere. Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell'evento frezzart.com. Ecco, ve lo ripeto, frezzart.com. Evento equestre. Ai giardini di Poggiofanti, sabato 16 giugno, dalle 19 in poi, un evento equestre con passeggiate in carrozza su pony, battesimo della sella, dalle 21, spettacolo di volteggio a cavallo con intrattenimento musicale. Poggiofanti, per chi non fosse pratico, lo trovate subito appena arrivate, diciamo, sopra a Montepulciano, centro storico, come arrivate, diciamo, nella città, ecco, lo trovate immediatamente, cioè prima di entrare nel centro storico. Andiamo avanti, 13ª giostra del Saracino di San Biagio, sabato 16 e domenica 17 giugno, giostra del Saracino di San Biagio, una festa popolare in onore della Madonna. A sfidarsi sono i quattro rioni che compongono il territorio della parrocchia. Il programma prevede una corsa podistica di 8 km, una passeggiata di 4 km e una cena sul prato con menù di pesce e musica dal vivo. Sabato 16 giugno. Domenica 17, per l'intera giornata, mercatini pranzo della giostra, gruppo equestre, in passeggiata e nel pomeriggio battesimo della sella. Alle 18.30, rievocazione storica della giostra del Saracino di San Biagio. A seguire, cena sotto le stelle. L'appuntamento vi assicuro da non perdere, molto bella la zona da vedere. Sabato 16 e domenica 17 Piazza Grande ospita un appuntamento mensile con espositori di piccolo antiquariato, collezionismo e artigianato per curiosare, esplorare e magari tornare a casa con ricordo d'altri tempi. Abbiamo ancora un paio di notizie, vediamo se ce la facciamo. 19.58 Radio Science TV, questo è il notiziario di Montepulciano in onda anche con la locale Radio Valdichiana.it del circuito sempre di Radio Science. Domenica 17 giugno al centro visite la casetta del lago di Montepulciano, dalle 16 in poi un evento di alto valore educativo rivolto ai bambini. Per informazioni c'è il numero di telefono, prendete nota 0578 76 73 43. E veniamo quindi al mercoledì del Nobile. Mercoledì 13 e 20 giugno, un altro incontro per la nuova edizione del Mercoledì del Nobile, con degustazioni di vino nobile di Montepulciano in abbinamento con assaggi di tipicità locali. Organizzato dalla Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Ogni mercoledì dei mesi di giugno, escluso mercoledì 27 giugno, luglio e settembre dalle 18 alle 19.30. Il costo è di 10 euro a persona. Per informazione, qui c'è un numero di telefono 0578 71 74 84.
Un flash ancora Giardini in festa, dal 21 al 24 giugno ai giardini pubblici di Abbadia di Montepulciano, una serie di appuntamenti impostati su musica e gastronomia, con la partecipazione di tutta la comunità. Anche qui il numero di telefono è un cellulare 332 97 355 9. Bene, sono le 20 spaccate, termina qui il notiziario di Montepulciano, Montepulciano Notizie. In studio Massimo Bonella, grazie per l'attenzione. Prossimo appuntamento alle 22 con Osservatorio Antimafia. Montepulciano Notizie ritornerà o la prossima settimana o tra 15 giorni. È ancora un po' in fase sperimentale. Allora, vi ricordo, Radio Saius TV è la vostra linea diretta con informazione. Arrivederci. Yeah.